state rapine da prima pagina, un assalto paramilitare a un portavalori in autostrada a Como, la spaccata della vetrina di una gioielleria del quadrilatero della moda di Milano in pieno giorno. Gesti sfrontati di una criminalità agguerrita, ma gli autori oggi sono stati arrestati. Sono circa 500, tutti giovani, tra loro una cinquantina di bambini piccoli. Sono gli eritrei che hanno trovato rifugio in uno stabile abbandonato senza luce né acqua nel centro di Roma. Il loro viaggio dall'Africa allo sbarco a Lampedusa, i mesi nel CIE per poi arrivare nella capitale a dormire per terra tra i topi. Dopo le parole dei boss pentiti della camorra, i carabinieri scavano nei campi intorno a Casal di Principe alla ricerca di quei veleni che sarebbero stati sepolti in quelle campagne fino ad arrivare alla falda acquifera. La morte di Lorella De Luca ha ricordato i tempi dei poveri ma belli, tipologia tutta romana che il cinema italiano ha poi abbandonato presentando i Borgatari di Pasolini e Scola. Ma per un giovane regista italiano è Francesco Totti ad avere realizzato il sogno di quei ragazzi. Sono insolitamente unite le tifoserie di Inter e Milan dalla delusione per il posto in classifica e dalla preoccupazione per il futuro delle squadre, i dubbi su chi effettivamente comandi nelle società. E allo stadio di San Siro di Belcalcio se ne è visto poco in questa stagione. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronache. Dunque, fu una rapina di cui si parlò molto, fu la rapina ad una gioielleria in via della Spiga nel pieno centro di Milano, nel quadrilatero della moda. Era maggio quando una banda di rapinatori assaltò il negozio con una tecnica terroristica usando mazze e bombe Molotov, e questo avvenne nel maggio scorso in pieno giorno. Oggi quattro romeni che sono ritenuti responsabili di questa rapina sono stati arrestati, e a dare la notizia ai proprietari della gioielleria è stato il ministro dell'Interno e vice premier Alfano, che questa mattina si trovava a Milano per un vertice sull'Expo. Altro assalto che ha lasciato il segno fu quello ad un portavalori che avvenne nell'aprile scorso in piena autostrada. L'autostrada era la 9 nel Comasco. Anche questa rapina passò appunto alla storia perché fu praticamente usata una tecnica militare. Sono venuto a comunicare che abbiamo arrestato quattro rumeni che sono gli autori di questa rapina, così come sono gli autori della rapina che c'era stata sempre qui a febbraio, e sono gli autori, lo dico anche ai cittadini di Firenze, della rapina che c'era stata alla gioielleria Vertigo di Firenze esattamente nel luglio. Scacco matto alla malavita, quella che sembra non temere nulla, che aveva portato scene di guerriglia nel Salotto Buono di Milano. Via della Spiga, quadrilatero della moda, le insegne sono quelle dei più grandi marchi italiani e internazionali. Il 21 maggio l'irruzione in una storica gioielleria a colpi di mazza sulle vetrine e Molotov in strada a coprire la fuga dei malviventi. Due dipendenti del negozio rimasero feriti, mentre il titolare di origine armena, che aveva già subito altri due grossi furti, uno solo pochi mesi prima, tentava invano l'inseguimento dei rapitori. Proprio per dare personalmente al gioielliere l'annuncio degli arresti, Alfano ha modificato il programma della sua visita nel capoluogo lombardo, dove è arrivato per sottoscrivere in prefettura insieme al presidente della regione Roberto Maroni e al sindaco Giuliano Pisapia il protocollo per Expo 2015 Mafia Free per contrastare la criminalità organizzata. Arresti che hanno il sapore di una rivincita. A maggio, proprio mentre i passanti di Via della Spiga erano terrorizzati dal blitz e una bottiglia incendiaria scoppiava davanti alla scuola elementare di via Borgo Spesso, il ministro dell'Interno stava presiedendo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per infondere sicurezza ai cittadini. La sicurezza in questa città è e sarà assicurata, e chiunque compia rapine o reati predatori, furti e altro sappia che lo Stato è più forte. E una rivincita può essere definita anche quella dell'arresto nel fine settimana di due membri della banda che aveva rapinato un furgone portavalori sull'autostrada Milano-Chiasso lo scorso aprile. Era stato un altro colpo da film. Almeno 10 rapinatori all'opera, 4 auto avevano accerchiato il furgone costringendolo a fermarsi con raffiche di mitra. Il resto della banda aveva bloccato il traffico sull'autostrada spargendo chiodi a tre punte per assicurarsi che le auto non passassero.
Un colpo milionario. Dal furgone diretto in Svizzera furono portati via lingotti e denaro contante, 10 milioni di euro, di cui per ora non c'è traccia. A incastrare due membri della banda sarebbe stato un semplice foglietto di carta con un numero di telefono ritrovato in un capannone vicino al luogo della rapina. Anche questo era stato un colpo in pieno giorno, poco prima delle 7 del mattino, e non erano mancate le polemiche sui mancati controlli in una delle autostrade più trafficate del nord Italia, dove in pochi minuti un commando di circa 20 persone ha potuto mettere in atto un vero e proprio blitz militare. E potrebbe invece dare problemi di sicurezza un palazzo che si trova nel centro di Roma, due passi dalla stazione Termini. Un tempo era la sede dell'Istituto di Protezione Ambientale, però da alcuni mesi in questo palazzo vi hanno trovato rifugio, migranti e soprattutto profughi arrivati dall'Eritrea attraverso Lampedusa. Vivono in condizioni drammatiche, adesso senza luce ed acqua, e per mangiare sono un centinaio di migranti, vanno nelle varie sedi appunto delle mense della Caritas. Sia il Comune che la Prefettura sarebbero a conoscenza di questa situazione del palazzo. E fa freddo, abbiamo bambini da 2 mesi, anche da un anno, così quasi 40 i bambini stanno dietro, anche la, c'è tanti incinta, anziana, tutti si stanno lì, no? Senza acqua, luce e riscaldamento vivono così 400 adulti e 50 bambini in un palazzone occupato in via Curtatone a Roma, dietro la stazione Termini. 5 giorni fa qualcuno si è infilato in un tombino della strada ed ha tagliato i fili della luce. Da quel momento sono precipitati nel buio, le stufe, fornelli elettrici, tutto fermo. Non funziona più neanche l'autoclave che pompa l'acqua nelle vasche. Non sanno come lavarsi. Intanto il tempo passa. È il quotidiano Repubblica che ha lanciato l'allarme per questi ragazzi. Quasi tutti i rifugiati eritrei hanno i documenti in tasca, compreso codice fiscale e diritto all'assistenza sanitaria. Oltre questo però non hanno ricevuto alcun aiuto. Sono arrivati qui con il passaparola nel centro di accoglienza. Comune e prefettura sanno che sono qua. Il coordinamento diritto alla casa sta cercando con il municipio una soluzione abitativa per loro. Gli eritrei chiedono un lavoro, la scuola per i piccoli, come accade in Europa. La mia vita non ha cambiato niente. Il mio paese sto bene, però non c'ho libertà. Perciò venito in Europa. Adesso è la libertà, però? Però è libertà senza lavoro, senza scuola, non fai niente. Questo palazzone è la vecchia sede dell'ISPRA e sembra ora uno scherzo. L'Istituto per la Protezione Ambientale al buio fa spavento. Ci sono lunghi corridoi con bagni in comune ormai rotti o sporchi. Gli eritrei vivono nelle stanze che un tempo erano uffici. Ora loro li chiamano casa. Si sono sistemati come meglio hanno potuto con i materassi ricavati ammassando stracci e coperte. Questo è la strada. Dormiamo qua. Dalle tramboiche si fa buio. E quattro, prima era luce, facciamo un po' della speranza così, ma ora che è buio siamo chiusi, abbiamo paura, non possiamo uscire da andare a bagno tranquillamente e non possiamo fare niente. O poi con questa che lavoriamo con questa cucina, con questa elettricità per cucinare, ora non c'è luce, niente mangiare, per riscaldarsi o acqua pulita o latte caldo, non possiamo fare niente. Di giorno gli eritrei sono tutti fuori a cercare lavoro, chi riesce a guadagnare qualcosa compra cibo e coperte anche per gli altri, per mangiare vanno alla Caritas, ma il problema è proteggere i bambini dal freddo, hanno bisogno di latte caldo. Sono tutti sopravvissuti al deserto, ai centri di detenzione in Libia, alle traversate in mare, ammassati nelle stive. A me è morto mio marito, è morta mia bimba. Anche una bimba? Anche una bimba, sì. Due settimane intere sul deserto, sappia, sì. Quel momento avevo paura. La situazione che vivono è la stessa di rifugiati e profughi accolti in Italia. Troppo pochi progetti di accoglienza, usciti dai centri, i più fortunati finiscono così. Corpo forestale e carabinieri da questa mattina stanno scavando in un terreno di 2 ettari a Villa di Briano. Siamo in provincia di Caserta, dove sarebbero stati sversati per anni rifiuti tossici e radioattivi provenienti soprattutto dal nord Italia e dalla Germania. Siamo nel centro della Terra dei Fuochi e a indicare proprio quel terreno sono stati due collaboratori di giustizia. Al momento si è scavato fino a 12 metri e sono emersi scarti edilizi e fanghi, ma ancora non si sa di quale natura. Comunque si continuerà a scavare almeno fino a 18 metri, fino a trovare la falda acquifera.
Carmine Schiavone, noto boss del clan dei Casalesi, non è l'unico a parlare. Le sue dichiarazioni rese ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli hanno portato alla scoperta nei mesi scorsi di un'enorme quantità di rifiuti tossici nelle campagne del Casertano. A poca distanza da quel sito di Casal di Principe, dove sono venuti alla luce fusti pericolosi e materiali nocivi sotto campi coltivati, i carabinieri, in collaborazione con la Guardia Forestale, hanno cominciato a scavare di nuovo stamattina in località Villa di Briano, sulla statale Nola Villa Literno. Altri pentiti hanno rotto il muro di omertà, hanno raccontato come funzionava il sistema di sversamento illegale dei rifiuti provenienti dal nord e dalla Germania. Hanno seguito la scia di Schiavone indicando i luoghi dove sono stati interrati i rifiuti nocivi. Il sito scoperto oggi si trova in piena terra dei fuochi, quella che i casalesi hanno fatto diventare la pattumiera d'Italia. Si scava senza sosta e già in poche ore sono stati rinvenuti i primi rifiuti provenienti da scarti dell'edilizia. Per gli inquirenti ci vorrà molto tempo, almeno 3 o 4 giorni, per arrivare in profondità. 16 anni fa Carmine Schiavone, parlando dei veleni interrati nel Casertano, disse: fra 20 anni lì moriranno tutti di tumore. Ma qualcosa sta cambiando se parlano i boss e i gregari del clan. In questi luoghi, da sempre regno del clan dei Casalesi, la gente comincia a collaborare e per la prima volta c'è chi accompagna i carabinieri sul luogo di un rogo appena appiccato, proprio qui a Casal di Principe, poco distante dal sito dei veleni. Si è registrata la piena collaborazione di cittadini che hanno segnalato l'ingegno di rifiuti all'utenza di pronto intervento, consentendo l'immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a individuare, bloccare e trarre in arresto gli autori. Gli autori sono due cittadini stranieri che hanno diversi precedenti penali. L'ultimo ritrovamento 2 mesi fa nelle campagne di Casal di Principe ha riguardato 250.000 metri cubi di rifiuti tra solventi, scarti industriali, fusti tossici, amianto e fanghi radioattivi. Oggi in quella stessa area si continua a cercare. Intanto il proprietario appunto di questa area dove si sta scavando ha detto ai cronisti: questo terreno già fu oggetto 16 anni fa di sequestro e di scavi, sempre per gli stessi motivi di oggi, ma non fu trovato nulla. E ai cronisti ha parlato anche il sindaco. Gli interventi come quelli di stamane sono importanti perché contribuiscono a fare chiarezza su una vicenda che allarma la cittadinanza. Questa appunto l'opinione del sindaco di Villa di Briano, Luigi Magliulo. E adesso torniamo a Milano, perché a Milano c'è un fenomeno che fa molto discutere, quello dei graffitari, contro il quale la giunta Pisapia ha messo in campo forze e risorse contro appunto questo fenomeno, anche con un sistema di controlli capillari in tutta la città. E i writers si sono riuniti in una assemblea e hanno chiesto maggiore libertà di espressione. Si stava meglio durante la giunta Moratti, dicono i writers. È certo che negli ultimi tempi c'è stata un'esplosione di scritte sui muri, e scritte anche che pesanti, con insulti e minacce, e alcuni tesserati del PD hanno deciso di ripulire alcuni muri. Prima le minacce anonime apparse sui muri del quartiere Città Studi di Milano contro i ricercatori che sperimentano sugli animali, poi le scritte NOTAV sulla saracinesca di una sede del Partito Democratico. La Digos indaga nell'area anarchica e tra le frange più estreme dei writers. All'indomani di ogni blitz molti cittadini volontari si mettono a ripulire le scritte, questa volta insieme all'Associazione Nazionale Antigraffiti anche alcuni parlamentari del PD. Sono fenomeni a mio parere preoccupanti, perché testimoniano di come ci sia nella società una voglia di rivalsa che va al di là del confronto e della dialettica democratica e che sconfina nella violenza, e quindi si deve rispondere stando tra i cittadini, stando nelle strade e prendendosi cura delle cose che ci sono più vicine. Chi insulta dei ricercatori che fanno il loro lavoro con una violenza come quella che vediamo qui in via Eustachi, o chi danneggia le sedi del PD, sono persone che hanno veramente paura della democrazia. Anche una delegazione di studenti di medicina ha fatto sapere che nei prossimi giorni si impegnerà a cancellare le minacce scritte sui muri. Parole come assassini, torturatori di animali, accanto a decine di manifesti con tanto di fotografie, nomi, cognomi e indirizzi degli scienziati dell'Università Statale colpevoli, secondo gli autori delle intimidazioni, di usare gli animali per le sperimentazioni nei laboratori. Le frasi sono comparse dopo le minacce di morte a Caterina Simonsen, la studentessa di veterinaria affetta da 4 malattie genetiche rare, ricoperta di insulti su Facebook per aver difeso la sperimentazione sugli animali.
animalisti, notav, anarchici o writers a farne le spese e la città sempre più deturpata, tanto che la giunta Pisapia ha chiesto e ottenuto un controllo capillare in tutto il territorio milanese che prevede pene molto severe. Lo scorso settembre due writers sono stati condannati per danneggiamento, deturpamento e associazione a delinquere a 6 mesi di reclusione e 400 ore di lavori sociali. I writers dal canto loro si dicono vittime di una repressione senza precedenti e si chiedono perché il capoluogo lombardo debba essere l'unica città d'Europa a contestare alla street art il reato di associazione a delinquere. Non credo che sia un problema di repressione, però è anche un tema di togliere l'impunità. Non scrivere cose improprie sulla proprietà, sui muri della città non va bene. Quindi se quando ci si riesce a beccarli è giusto fare delle sanzioni, ma anche perché poi ha dei danni economici. Pensiamo a quanto spendiamo anche come collettività per le metropolitane ogni volta che vengono imbrattate, tutta la necessità di sicurezza. L'ATM sta facendo un lavoro straordinario per cercare di ridurre i danni. Sono costi che poi paghiamo tutti quanti. Quanti noi, non è giusto. Insomma, quello dei graffiti è un fenomeno non semplice da contenere, antico e destinato a rimanere nelle città ancora a lungo. Il writer è uno spirito libero ed è difficile comprendere dove finisce l'arte e inizia il danno. Il problema va affrontato proprio alle origini, cioè quindi magari con una prevenzione sui giovani che quindi si avvicinano a questo fenomeno cercando di capire il perché e magari canalizzare già nelle scuole questi giovani che hanno sicuramente un potenziale artistico, però orientarlo verso forme autorizzate. Ecco. Palazzo Marino sembra non voler rinunciare alla linea dura contro i writers e nei prossimi mesi, fa sapere, ci saranno ulteriori azioni di polizia e magistratura che potrebbero aprire nuove indagini e processi. La grande bellezza di Sorrentino trionfa ai Golden Globe e ha vinto il miglior film straniero. Questo premio viene di solito tutti gli anni assegnato dall'Associazione dei Critici della Stampa Estera ed è considerato l'anticamera degli Oscar, ma gli Oscar e Hollywood sono un'altra cosa. E se la bellezza del Made in Italy scendesse per una volta dal titolo, dal nome, per diventare davvero, di fatto, è quello che autorizza ora a sperare, ma forse anche qualcosa di più, a credere, il premio vinto ai Golden Globe come miglior film straniero, appunto dalla grande bellezza di Sorrentino, proiettato di slancio al bersaglio più grosso da che cinema è cinema, quello degli Oscar. Perché il premio dei Golden Globe è sì il premio della stampa straniera, ma pur sempre degli Oscar è considerato l'incunabolo. E così il film di Sorrentino può trasformarsi di colpo in questi tempi di crisi in una possibile arma vincente per riaffermare il primato della cultura italiana nel mondo, un primato che ogni statistica ci racconta negli ultimi anni decisamente stropicciato. A risvegliare un orgoglio sopito, a rinfrescare un entusiasmo come da un po' non se ne sentiva, che suona intonato per di più a un film dall'indubbio ascendente felliniano. Ai fini della vittoria in una categoria particolare come quella del film straniero, in cui contano molto le iniziative per farlo vedere a più giurati possibili, una mano i giornalisti stranieri gliel'hanno data a un film che di un certo abbandonato esibizionismo sembra fare la propria romana bandiera. Protagonista della grande bellezza è una Roma decaduta, molto lontana da quella Roma di poveri ma belli di Dino Risi. Alcuni giorni fa abbiamo dato la notizia della morte di una delle protagoniste che interpretava il ruolo di Marisa, Lorella De Luca. Ad un giovane regista e conoscitore del cinema italiano, Giuseppe Sanson, abbiamo chiesto cosa è rimasto di quella stagione e a sorpresa scopriamo che è un giocatore ad aver realizzato quel sogno. Era una povertà romana in bianco e nero, quella raccontata da Risi in Poveri ma belli, ed era anche un piccolo mondo di grandi speranze, un'indigenza dignitosa e delicata, e divenne anche un genere cinematografico, anno di nascita 1957. Un mondo in cui i poveri, come disse lo stesso Risi, uscivano dalla tristezza e dalla mestizia rappresentata dal neorealismo e dovevano assumere un'aria più solare. Avevano cominciato a mangiare, si vede che erano ben in carne, Marisa Lasio era in piena florescenza. Invece Lorella De Luca e la Panarola rappresentavano le ragazze che devono tornare alle 8 di sera, le ragazze controllate da questi genitori severi ma bonari, le feste in terrazza, i giradischi. E la finalità definitiva è il matrimonio. Storie saghe di giovanotti muscolosi ma innocui che vengono spazzate dai film di Pierpaolo Pasolini. Pasolini gli dà invece una connotazione completamente diversa.
però appunto si perde quella rappresentazione solare, diventa cupo, c'è anche una sorta di estetismo funebre legato ai proletari, quindi è sparito, si è spento il sole del neorealismo rosa. Poi arrivano gli anni 70 con i poveri di scuola, dei brutti, sporchi e cattivi. Immagina questa famiglia di borgatari, capeggiata dal truce Nino Manfredi, che vive in queste baracche piene di topi, in cui la televisione è già iper presente, e la revisione da parte degli autori di un cinema ancora in bilico fra il popolare e l'autoriale di quello che i proletari sono, i poveri sono diventati. È necessario rappresentarli così. E invece di Matteo Garrone con Reality, la rappresentazione più aggiornata dei sogni e delle aspirazioni di una classe sociale che si sente marginata. Che racconta le aspirazioni di un proletario, di un povero, che vuole essere bello secondo i canoni della società dello spettacolo. È un film che arriva, questo non è una colpa, arriva fuori tempo, arriva dopo più di 10 anni che è nato Il Grande Fratello, però in fondo le aspirazioni sono ancora quelle. E c'è un personaggio che ai giorni nostri sembrerebbe uscito dall'Italia del neorealismo rosa. Nell'immaginario collettivo forse l'incarnazione di quei Maurizio Arena, di quei Renato Salvatori e delle loro appunto coprotagoniste femminili è data da Francesco Totti. Totti rappresenta quel bullo simpatico, bonario, con quell'aria da centurione furbo, che ha realizzato quello che è poi il sogno di quei proletari dal cuore d'oro, che erano i poveri ma belli risiani. Oggi poi hanno trovato una compiutezza in un lieto fine nell'essere diventati ricchi e famosi, che in fondo era Poveri Milionari, si chiamava l'appendice, il terzo capitolo, scritto da Dino Risi. Un addio annunciato, ma oggi è ufficiale, lo abbiamo data nel nostro telegiornale. Massimiliano Allegri non è più allenatore del Milan, la squadra era in crisi da tempo, così come lo è l'Inter. Milano si specchia nel calcio senza più riconoscersi, una crisi di identità ma soprattutto di risultati. Milan e Inter vivono una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, tra cambi generazionali e ribaltoni societari. Nel campionato dei record, dove le prime della classe volano macinando vittorie e punti, non c'è spazio per la città rossonera-azzurra, piegata su se stessa e dilaniata dalle polemiche. Ieri sera il Milan ha chiuso nel peggiore dei modi il girone di andata più triste dell'era Berlusconi. 22 punti in 19 giornate, 11° posto, zona Champions a 20 punti, zona retrocessione appena 6 punti sotto. Un disastro, un fallimento che ha portato oggi all'esonero del tecnico Massimiliano Allegri. La qualificazione agli ottavi della vecchia Coppa dei Campioni non gli è bastata per salvare la panchina. Un addio anticipato solo di qualche mese. A giugno avrebbe comunque tolto il disturbo, sostituito dall'olandese Clarence Seedorf. Ex centrocampista rossonero e allenatore moderno, fautore di quel calcio d'attacco vecchio pallino della famiglia Berlusconi, di papà Silvio e adesso anche di sua figlia Barbara. La combattiva rampolla si è fatta sempre più largo nella società, entrando in rotta di collisione con Adriano Galliani, che dopo 25 anni nella stanza dei bottoni di Milanello è finito quasi ai margini. Il cavaliere lo ha convinto a ritirare le dimissioni, ma la forzata convivenza con Barbara ha creato confusione e tolto certezze ad una squadra già in affanno, per gli alti e bassi di Balotelli e per l'impossibilità di rafforzarsi sul mercato. Il ritorno di Kakà ha spostato solo di poco gli equilibri. Prima si vende e poi si compra, da qui non si scappa. Una spending review che si è riversata inevitabilmente sul campo insieme ai problemi della casa madre, un po' quello che è successo anche sull'altra sponda del Naviglio. L'epocale passaggio di consegne tra Massimo Moratti ed Eric Toir ha fatto sorgere dubbi e inquietudini intorno ai progetti del nuovo proprietario. Il magnate indonesiano non ha ancora investito e non ha dato segnali incoraggianti, almeno sulla breve scadenza, come invece tutti si attendevano. Si dice dispiaciuto per il momento della squadra, lontana dal vertice e fuori dalla Coppa Italia, ma alla Pinetina Toir va una volta al mese, poco. Nei giorni scorsi il vecchio presidente ha sentito il dovere di tornare ad Appiano Gentile per tranquillizzare tecnico e giocatori. Doveva essere una stagione di passaggio, ma ora i tempi sembrano dilatarsi. L'obiettivo di Toir è quello di riportare il club nerazzurro nella top 10 europea nel giro di 2 o 3 anni. Per farlo occorre
rendere sostenibile la gestione societaria, che adesso registra perdite di 6-7 milioni al mese e che senza cessioni a gennaio chiuderà il prossimo bilancio con un rosso vicino agli 80 milioni. Peggio del previsto. La ricetta annunciata da Toir è chiara: prima il risanamento e poi la crescita. Il processo dovrebbe prendere il via in estate per arrivare finalmente alla fase degli investimenti e per fare di Milano una città di nuovo protagonista, ma bisogna attendere. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Nel telegiornale vi abbiamo dato la notizia della protesta eclatante del direttore di Confcommercio L'Aquila, Celso Cioni, che questa mattina si era barricato nella sede del capoluogo di Banca Italia. Cioni poco fa è uscito dalla stanza, sono riusciti a convincerlo il comandante provinciale dei Carabinieri e il sostituto procuratore Gallo. Con sé Cioni aveva una tanica di benzina e un accendino e aveva minacciato di darsi fuoco se il governo non rivedrà, queste sono le sue parole, le condizioni del sistema bancario, almeno nei paesi delle cratere e della città che è ancora militarizzata. Insomma, Cioni è uscito poco fa dall'ufficio dove si era barricato. Ed era l'ultima notizia del nostro telegiornale, tutti gli aggiornamenti nel nostro sito tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20. Grazie per averci seguito, TG Cronache torna domani alle 14. Buona giornata.